Buongiorno a tutti. In qualità di simil padrone di casa, come direttore del Dipartimento di Automatica e Informatica, vi ringrazio per essere venuti qui a partecipare a questa lezione magistralis del professor Angelo Raffaele Neo, in occasione dei suoi, non diciamo gli anni, ma diciamo in occasione dei suoi anni. L'idea di fare questa lezione magistralis è stata concordata in dipartimento. Diciamo che il maestro di cerimonie e colui che ha veramente molto lavorato per questa organizzazione è stato Juan Carlos De Martin, che ringrazio. E prima di cedergli la parola, cedo però la parola al nostro rettore, che molto gentilmente è venuto anche lui a questa presentazione. Grazie. Grazie Federico e buona giornata a tutti. Siamo veramente tanti e tanto numerosi. Questa è un'aula molto molto grande, difficile da riempirsi così. Poche volte la vediamo così. Siamo qui per il compleanno, anch'io non dico gli anni di Angelo Raffaele. Allora, io volevo ricordare un piccolo aneddoto di quando ero studente, che poi si ricollega un po' al tema di questa lezione magistrale. Doveva essere l'anno 86-87, insomma, seguivo il corso di sistemi di elaborazione dell'informazione, che lui si ricorderà. Veniva dopo quell'altro corso di calcolatore e programmazione che insomma gli ingegneri elettronici ricordano essere piuttosto pesante. Era un corso dove si faceva la teoria dei linguaggi naturali e formali, lui era un esperto. Si facevano però anche molti compilatori e c'era anche molto codice insomma in quel corso. Io ricordo insieme con i miei compagni di allora un episodio che ci restò impresso. A volte così quando facciamo qualche cena lo citiamo ancora. Beh, si trattava di una parte di codice di un compilatore in cui Angelo Raffaele disse: sì, però questa cosa qui in realtà io la devo studiare, non la so poi mica tanto bene. Allora chiamo il mio assistente, e venne il suo assistente, chiedo a lui di spiegarcela a tutti quanti, così la impariamo tutti quanti. E lui si sedette in prima fila, insieme con tutti noi studenti, e si mise a prendere appunti, così tranquillamente, imparando quella cosa che ovviamente lui sapeva, ma che insomma diceva di non sapere così bene. Questo episodio negli studenti di allora lasciò un segno profondo, perché non era così consueto, no? Vedere un professore del suo calibro, della sua fama, della sua reputazione, che si sedeva insieme agli studenti perché voleva imparare qualcosa che lui diceva ancora di non sapere bene. Ecco, e ci è rimasto un po' come insegnamento. E allora io volevo provare a ricollegare questa cosa al tema di questa lezione magistrale, che è un tema inconsueto, no? È proprio stato sintetizzato bene una storia di amore, perché parla di qualcuno che si è innamorato, innamorato dell'informatica, innamorato della scienza. Ora, non è così frequente, no? L'amore è una cosa che quotidianamente viviamo tutti i giorni, tutti ci siamo innamorati, poi di amori durati 50 anni ce ne sono pochi, però voglio dire, alla fine è un tema quotidiano della vita di tutti, ma non è una parola così frequente in ambito scientifico, non l'avete mai vista in qualunque presentazione scientifica il termine amore. È molto frequente in letteratura, è molto frequente nella poesia, ma non in ambito scientifico. E invece descrive molto bene quello che è stato sempre l'atteggiamento di Angelo Raffaele, ma che dovrebbe essere l'atteggiamento di ogni ricercatore nei confronti della ricerca scientifica. Bisogna innanzitutto innamorarsi e fare queste cose con grande passione, con grande entusiasmo. Se uno non si innamora, insomma, delle cose che studia, e c'è niente da fare, non le farà bene. Questo è un primo insegnamento che arriva, soprattutto per noi giovani che insomma viviamo una generazione dove facciamo fatica ad innamorarci della scienza, perché? Perché ci sono mille cose da fare che ci distraggono. Ma appunto, questa storia d'amore che lui descrive è anche legata a un altro aspetto, a un'altra parola molto quotidiana, che qui non c'è, ma tra le righe ha fatto
parte, insomma, di tutta la vita professionale di Angelo Raffaele, che è lo studio. Se io dovessi definire Angelo Raffaele, lui è stato un grande studioso, innanzitutto. Anche questa è una parola che ricorre poco, forse un pochino più della parola amore nei nostri documenti, ma se voi oggi parlate di un qualunque ricercatore, vi dice che, o di un professore, scrivete che fa ricerca scientifica, che fa formazione, che fa trasferimento tecnologico, che fa gli spin-off, che fa mille cose, ma non si dice mai che studia, che deve anche studiare. E invece, lì mi ricollego, ecco, a quell'episodio quando eravamo studenti, invece lui ci aveva insegnato che innanzitutto un buon ricercatore deve trovare il tempo per studiare, deve trovare il tempo per imparare cose nuove, non soltanto per scrivere paper, non soltanto per dire che fa ricerca ad alto impatto. Ecco, queste due parole qua, il fatto di essere innamorarsi con grande passione della scienza, innamorarsi delle cose che si studiano e appunto nello stesso tempo studiarle, è un po', credo, il messaggio fondamentale di insegnamento che almeno a me, ma io credo anche a molti di noi presenti, e vedo anche che ci sono molti giovani, deve lasciare, ecco, una persona come Angelo Raffaele. E questo è il vero insegnamento che lui ci lascia. Ovviamente tutto questo non basta, non basta studiare, non basta innamorarsi delle cose che si studiano, non basta mantenere questo innamoramento per gli anni, perché anche questo è difficile, no? Ecco, per tutti quanti, ma bisogna dargli una dimensione che non sia soltanto una dimensione personale, che non sia soltanto una dimensione accademica. E allora qui c'è il terzo aspetto, un aspetto che oggi noi stressiamo moltissimo, no? In tutte le considerazioni che facciamo con il sistema universitario, ma che nell'attività di Angelo Raffaele era presente fin dall'inizio, cioè la dimensione, chiamiamola così, sociale, che vuol dire l'attenzione rispetto all'impatto che sulla società hanno gli studi che noi facciamo. Impatto che vuol dire crescita non soltanto economica, vuol dire essenzialmente crescita culturale, vuol dire risposta, se lo vogliamo dire con Horizon 2020, ai societal challenges. E allora lui in questa lecture ci parlerà certamente della sua storia d'amore con l'informatica, ma ci parlerà anche di quell'altra storia, dice lui, un pochino meno di successo, che invece è la storia dell'informatica in questo nostro paese, di cui lui dirà molto meglio di noi, ma in questo ci dimostra, insomma, la sua attenzione verso il fatto che uno studioso deve guardare oltre, non può ovviamente guardare soltanto al campo suo dello studio. E quale sia la storia dell'informatica nel nostro paese la sappiamo, Angelo Raffaele lo sa molto meglio di me e lo racconterà molto meglio di me, ma vi dico soltanto un dato abbastanza inquietante: nell'OCSE, l'ultimo Industry and Technology Outlook del 2014, ci dice che tra i 34 paesi OCSE noi siamo al fondo negli investimenti pubblici e privati in ICT, stiamo tra gli ultimi 5, non solo stiamo sotto la mediana, questo lo siamo ormai in modo costante da molti anni, ma siamo finiti al livello degli ultimi 5 paesi. E tenendo conto che le tecnologie IT sono tecnologie abilitanti necessarie per lo sviluppo tecnologico in tutti gli ambiti possibili, vi rendete conto di qual è la posizione e la difficoltà del paese a competere negli ambiti tecnologicamente avanzati. Lui probabilmente ci dirà che non era detto che questa storia andasse a finire in quella direzione, poteva anche essere una storia diversa, ma noi invece, raccogliendo quella che sarà adesso la sua analisi, spetta invece il compito, provando anche noi a fare come lui, cioè innamorarci delle cose che studiamo, però spetta a noi il compito di cercare per quanto possibile di invertire la rotta, perlomeno di provare a invertire la derivata. Questo credo che sia un po', e sono certo che questo sia un po' il messaggio che alla fine vorrà lasciarci. Non ho visto i lucidi. Caro Raffaele, buon compleanno. Bene, passo la parola allora al gran cerimoniera. E mi rubo una sedia.
Grazie a Federico, in realtà non farò affatto cerimoniere, semplicemente cercherò di tenere i tempi molto umilmente. Vi rubo soltanto 2 minuti a quello che è ovviamente il motivo principale per cui siamo qua oggi, cioè sentire il professor Meo. Rubo 2 minuti non perché abbia poche cose da dire, potrei parlare ovviamente a lungo del professor Meo, del suo carisma, del suo ruolo di maestro. Non è questa la sede, siamo qua per ascoltare lui, non ascoltare me parlare di lui. Però consentitemi soltanto un piccolissimo riferimento che mi è venuto in mente quando Meo qualche settimana fa ha mandato il titolo e l'abstract di questo incontro, perché mi è venuto per associazione di idee in mente un'altra persona che è associata al Politecnico, cioè a Vito Volterra, il grande matematico che ha avuto un ruolo importante nella fondazione del Politecnico Moderno nel 1906. Leggendo per altri motivi della sua attività, ho scoperto un ruolo importante non soltanto di scienziato che tutti conoscono, ma anche di organizzatore della scienza e anche, se volete, di un uomo di cultura a favore della scienza. Fondò diverse organizzazioni, una di queste è l'Associazione per l'Avanzamento delle Scienze in Italia, un'associazione importante a cui parteciparono molti famosi scienziati dell'epoca, dove per qualche anno Vito Volterra insieme ad altri riuscì a fare una cosa, e adesso capirete il collegamento con la lezione di Meo, una cosa straordinariamente interessante, più facile allora che non oggi, ma comunque molto interessante, cioè invitava i massimi esponenti delle discipline, la chimica, la fisica, la matematica, una volta all'anno a provare a raccontare ai colleghi e al pubblico, perché questa associazione aveva anche, questa società aveva il ruolo anche di parlare, di interagire col pubblico, con i semplici cittadini, raccontare quali erano gli avanzamenti più importanti nella loro specifica disciplina in quell'anno, cosa era successo, dove si stava andando. Quindi un tentativo di sintesi per permettere a discipline diverse di parlarsi, per permettere al mondo della scienza, alla comunità della scienza, di parlare ai cittadini, non soltanto ai politici, proprio ai cittadini. Allora, questo mi ha fatto venire in mente il titolo dell'intervento del professor Meo, perché il professor Meo lo farà oggi, ma l'ha sempre fatto, di cercare di collocare la nostra specifica disciplina accademica, come già diceva anche il rettore, collocarlo in un contesto più ampio, cioè siamo informatici, siamo fisici, siamo ingegneri elettronici e così via, ma siamo anche all'interno di una società, il nostro, quello che facciamo è influenzato dalla società e quello che facciamo noi influenza la società. E quindi da questo punto di vista mi è tornato in mente appunto Vito Volterra, mi è tornato in mente questo lungo filo di 150 anni di scienze e tecnologia nel nostro paese, con momenti eroici come dall'Unità d'Italia fino al fascismo, momenti tragici come appunto il fascismo che ha avuto un impatto drammatico anche sulla qualità della scienza italiana, poi nuovi momenti di speranza come gli anni 60 nell'informatica e in altri settori, momenti meno felici come appunto adesso sentiremo, ma ciò non toglie che siamo lungo una linea di un secolo e mezzo e che la possibilità di tornare a fare qualcosa in positivo è sempre possibile. Grazie, a te la parola. Devo confessare che non ero molto contento che venisse organizzata questa manifestazione. Infatti non mi piace l'idea di dover morire. E secondo le statistiche che si fanno, sto citando Trilussa e anche i dubbi che aveva sul valore delle statistiche, secondo le statistiche che si fanno la speranza di vita di un ottantenne è molto inferiore a quella di un ventenne. Tuttavia la vostra presenza qui, così numerosa, così piena di affetto, i regali persino che ho ricevuto, il fatto che il magnifico rettore, che aveva una riunione molto importante fuori, lo sapevo, l'ha disdetta per venire qua, stanno cambiando completamente lo scenario. Quella che temevo dovesse essere una giornata triste, invece si sta rivelando come una giornata meravigliosamente felice. Grazie, grazie, grazie di cuore, dal profondo del cuore. Dunque, una storia d'amore. Come ogni grande storia d'amore, questa, che è durata più di 50 anni per il momento, questa grande storia d'amore è stata preceduta da altre storie d'amore. Succede sempre. La prima storia d'amore è stata il violino. Da 10 a 15 anni ho suonato il violino.
una grande storia d'amore, ahimè, non corrisposta. E di conseguenza, modestamente, essendo completamente negato per il violino, ho dovuto abbandonare. Poi, avendo fatto il liceo classico, mi sono innamorato delle lettere e della filosofia. E così avevo deciso di iscrivermi alla facoltà di lettere. Ma mio padre, che era insegnante, mi fece lavaggio del cervello, mi fece osservare come fosse difficile arrivare alla fine del mese e di conseguenza mi convinse ad iscrivermi a medicina. Il suo disegno era elaborato, in effetti mia nonna era la più importante ostetrica di Cuneo, per cui lui immaginava che facendo io ginecologia avremmo messo insieme un sodalizio con importanti implicazioni anche sul piano economico. E così fu, io avevo deciso di iscrivermi a medicina, ma un paio di settimane prima della data dell'iscrizione, un mio amico cuneese, fagiolo di medicina, cioè frequentava il secondo anno, mi portò a casa sua e mi fece vedere i due tomazzi di anatomia e mi spiegò: questi li devi sapere a memoria, altrimenti non passi. Io non avevo mai amato studiare a memoria le cose, per cui mi spaventai e mi iscrissi all'ingegneria. A questo punto, poiché un altro mio amore non corrisposto era il disegno, scelsi l'indirizzo all'ingegneria elettrotecnica perché era quello che aveva assolutamente meno disegno di tutti gli altri. E così fu. Feci la tesi di laurea su elettromagnetismo e relatività, un tema che rivelava un pochino il mio fanatismo per la speculazione teorica, un pochino lontano da quelli che erano gli indirizzi prevalenti della ricerca dell'Istituto di Elettrotecnica Nazionale e dell'Istituto di Elettrotecnica del Politecnico presso il quale lavoravo. Furono miei relatori della tesi di laurea Rinaldo Sartori e Renzo Marenesi. Rinaldo Sartori era il direttore di quell'Istituto di Elettrotecnica da cui è derivato il nostro Dipartimento di Automatica e Informatica qui al Politecnico ed era anche il presidente dell'Istituto di Elettrotecnica Nazionale. Subito dopo la laurea, per un breve periodo di 6-7 mesi, lavorai presso l'Istituto Elettrotecnico Nazionale con una borsa di studio prima di partire appunto per militare e mi seguì in quell'attività Giuseppe Biorci, il professor Giuseppe Biorci, che era il direttore della sezione campioni del Galileo Ferraris, la sezione che avrebbe dovuto occuparsi dei campioni elettrici, ma noi interpretavamo che i campioni eravamo noi ricercatori di quel dipartimento. Ebbene, ricordo con profondo affetto e ammirazione le tre persone che sono state mie maestre: Rinaldo Sartori, Renzo Marenesi, Giuseppe Biorci. Soprattutto in questi giorni in cui ho preparato la mia presentazione, molto molto spesso sono affiorati alla memoria dei ricordi meravigliosi di queste tre persone, purtroppo tutte e tre scomparse, eccezionali non soltanto dal punto di vista scientifico, tecnico, ma anche e soprattutto dal punto di vista umano. Tre persone che erano fondamentalmente uomini buoni e generosi, oltre che estremamente intelligenti. Bene, Giuseppe Biorci mi indusse a lavorare prevalentemente sulla teoria dei circuiti elettrici, ma improvvisamente, dopo un anno di attività nell'area dei circuiti elettrici, la folgorazione sulla via di Damasco. La folgore fu una tesi di laurea di due giovani laureandi, un pochino più giovani di me, che era stata dedicata alla teoria e alla progettazione dei circuiti logici. Ruspa morì poco tempo dopo in un incidente aviatorio col suo aliante, Pomè invece è diventato nostro collega qui al Dipartimento di Automatica e Informatica. Ho detto la folgorazione sulla via di Damasco perché sta scritto così nel Vangelo, ma in realtà era sulla via di Pisa, perché Pisa era allora
la capitale dell'informatica italiana, almeno dal punto di vista accademico. Dal punto di vista scientifico-tecnico, cominciava la transizione dal transistore al tubo elettronico, mentre le memorie centrali erano fatte a nuclei ferritici, quei nucleetti piccolini che vedete, nei quali dovevano passare quattro avvolgimenti. Quindi vi lascio immaginare quanto fossero costose. Ognuno di quei nucleetti memorizzava un bit, a seconda che l'informazione girasse in senso destrorso oppure in senso sinistrorso. Scusate, mi seguo perché se no non riesco a vedere. Nel 1960 a Pisa era nata il primo calcolatore progettato e realizzato in Italia, la calcolatrice elettronica pisana. Cioè, per una macchina microprogrammata caratterizzata da 3500 tubi, ma già aveva 2000 transistori, una memoria di 7 e una velocità di calcolo di 7000 istruzioni aritmetiche al secondo, una memoria di 8000 parole, era programmabile in Fortran. Parallelamente, mentre i ricercatori dell'università e del CNR lavoravano alla CEP, in stretta collaborazione stava nascendo a Barbaricina, ho saltato un lucido, no? Stava nascendo a Barbaricina l'ELEA 9003. Scusate la brevissima interruzione. Ho saltato un lucido che però è importante per i più vecchi del nostro giro, perché quello che vedete là è il giovane ricercatore Giovanni Battista Gerace, che poi giocherà un ruolo molto importante nella storia dell'informatica del nostro paese. Era allora molto molto giovane e alcuni dei più anziani del nostro gruppo sicuramente lo ricorderanno. Nel lucido è anche ricordato che quello può essere interpretato come l'ultimo dono di Fermi all'Italia. In effetti era disponibile un enorme finanziamento che avrebbe dovuto essere dedicato alla realizzazione di un sincrotrone, ma Fermi consigliò ai responsabili della ricerca del nostro paese di rinunciare al sincrotrone e buttarci invece nella progettazione del primo calcolatore elettronico. Dicevo che a Barbaricina, contemporaneamente, stava nascendo l'ELEA 9003, un calcolatore che, nelle intenzioni, avrebbe dovuto competere col grande IBM. Il Politecnico di Torino acquisirà qualche anno dopo il modello 6001, che era la macchina orientata al calcolo scientifico e non al calcolo commerciale, figlia del 9003. Nel 1970 al nostro gruppetto di ricerca, qui presso l'Istituto di Elettrotecnica Nazionale, arrivò il primo laboratore, l'Honeywell DDP516. Aveva una memoria centrale di 4K, ripeto, 4000 parole di 16 bit. Oggi parliamo di gigabyte sempre, eh? Allora 4000 parole di 16 bit. E dedicammo tutto il finanziamento di un anno per acquisire un'espansione di memoria di altri 4K, assolutamente importanti, perché prima dovevamo progettare il linguaggio di macchina, cioè 1 e 0, eccetera. I 4K aggiuntivi servirono per consentirci di programmare in assembler. 1963-64 scoppia la prima crisi dell'Olivetti, essenzialmente una crisi non tecnologica industriale, ma una crisi di natura finanziaria, dicono gli storici, legati forse all'investimento fatto per acquisire la Underwood americana, in modo da avere una testa di ponte sul mercato americano. Interviene un gruppo, chiamato appunto gruppo di intervento, con i pezzi grossi della finanza e dell'industria, che elabora un piano di salvataggio. Il grande capo di quel gruppo di intervento scrive allora: la società di Ivrea è strutturalmente solida e potrà superare senza grosse difficoltà il momento critico. Sul suo futuro pende però una minaccia, un neo da estirpare, l'essersi inserita nel settore elettronico. E difatti, nell'agosto del 1964,
il neo sarà estirpato attraverso la vendita della divisione elettronica dell'Olivetti alla General Electric, che peraltro continuerà nella produzione e nella progettazione di quelle macchine. Nel 1962, però, una fiammata d'orgoglio fantastica. Nasce la Programma 101, detta Perottina, dal nome del suo progettista, Pier Giorgio Perotto. Programmabile in assembler, 4 operazioni più radici quadrate, una memoria di 240 caratteri, una scheda magnetica per l'introduzione del programma. Io ricordo che quella macchina arrivò subito, come in uno dei primi prototipi, qui al Dipartimento, all'Istituto di Elettronica e Telecomunicazioni. E ricordo che il grande capo di quell'istituto, il professor Boella, dedicò una settimana a tempo pieno dalla mattina alla sera per imparare a programmare la Programma 101. Nel 1969, a proposito di progettazione, nasce Topi, Topi come Torino-Pisa, il frutto di un progetto di ricerca che aveva coinvolto due ricercatori del nostro gruppo, Luigi Gigli ed io, e due importanti ricercatori, forse i più importanti progettisti della CEP, Gerace, Giovanni Battista Gerace e Piero Maestrini. Per ragioni che vi dirò tra un attimo, anticipando i discorsi che intendevo fare in seguito, l'idea base di quel progetto, che modestamente avevo concepito io, era un'idea assolutamente stupida. Vi spiegherò tra un attimo perché, ma peraltro credo che sia già, appaia già ovvio ai presenti. Però la macchina ebbe un certo interesse dal punto di vista intrinseco, progettuale. Quella macchina nasceva per consentire la progettazione automatica o semitematica di circuiti logici e quindi per ridurre il numero di transistori impiegati dentro una unità di elaborazione. Era stupida alla luce delle cose di oggi per le ragioni che vi dirò tra pochi secondi. Tuttavia quella macchina ha avuto poi un certo interesse e attualmente viene conservata in un museo di Pisa. Perché l'idea era stupida? Una sintesi, che è anche una sintesi del discorso che vorrò approfondire in seguito, dedicato alla valutazione della dimensione del progresso tecnologico nel settore dell'informatica. Su questo pianeta vivono 10 alla 10, un po' meno in realtà, di 10 alla 10 uomini o donne. Per ogni uomo o donna, sul nostro pianeta vivono 1.850.000 formiche. Il dato l'ho letto su internet, non so come abbiano fatto a calcolarlo. Tuttavia non è un dato strano, perché sul balconcino di casa mia albergano 10 alla 7 formiche che tentano sempre con continuità di entrare in casa, contrastate da mia moglie che arriva al punto di usare armi di distruzione di massa per evitare questa infiltrazione. Comunque, per ogni formica che vive nel nostro pianeta, ogni anno l'industria microelettronica mondiale produce 10 transistori. Quindi per ogni uomo o donna che vive nel nostro pianeta, l'industria microelettronica mette a disposizione 10 milioni di transistori. Un numero veramente impressionante. Allora, minimizzare il numero dei transistori e ridurre un moltiplicatore da 250 transistori a 240 forse non meritava la progettazione di un calcolatore che faceva soltanto quello. Nel 1964 il nostro gruppo di progetto realizza il primo riconoscitore automatico di vocali. Era basato su un banco di filtri, seguito poi da una piccola unità di calcolo puramente combinatoria. Tenete presente che non esistevano allora non solo i microprocessori, ma neanche i circuitini integrati, per cui ci montavamo le porte Endeavor montandoci transistor a mano uno dopo l'altro. L'anno dopo arriverà il primo riconoscitore di parole, che riconosceva 20 parole da 0 a 9 più
i segni fondamentali di controllo. Per molti regali ti hanno reso questa mia giornata particolarmente felice, me ne è arrivato uno dagli amici di Ivrea, ed è questo, il cosiddetto quaderno. Io ricordo che quando uscì il quaderno i giornalisti italiani cercavano di andare in prima fila per far vedere che avevano il quaderno. Bene, il quaderno, oltre a essere un microcalcolatore, il quaderno trattava già la voce, e quindi il tutto poteva essere usato anche come registratore della voce. Grazie agli amici di Ivrea per questo tema. Nel 1977 la Regione Piemonte, l'Università e il Politecnico fondano il Consorzio per il Sistema Informativo del Piemonte. Modestamente fui tra i padri fondatori, o meglio, feci parte del gruppo. La mia tesi era che si dovesse fare prevalentemente ricerca e non servizi. E fu forse per questo che, quando venne firmato, dopo un paio di lavori istruttori, quando venne firmata la convenzione, io fui cacciato fuori, o meglio, non fui più rinnovato. Il Politecnico fu rappresentato da un tecnologo meccanico, un comunicazionista, un topografo e un architetto. L'informatico scomparve dalla rappresentanza del Politecnico, ma credo che il tutto fosse legato anche alla mia opposizione ad acquisire macchine costose, grandi. In particolare l'idea era di acquisire il DEC 10, che fu effettivamente acquisito, che per me era troppo grande e costoso per la nostra attività, che immaginavo invece basata sulla microinformatica. Nel 1979 nasce il progetto finalizzato informatica, che ho l'onore di dirigere. Quel progetto finalizzato ha tre obiettivi fondamentali: l'industria nazionale, cioè la promozione dell'industria nazionale, con enfasi sulla microinformatica, perché proprio questa era la mia tesi, la microinformatica deve sostituire l'informatica dei grossi calcolatori, i servizi della pubblica amministrazione e l'automazione industriale. Il nostro dipartimento, o meglio l'istituto che diventerà il nostro dipartimento, fu coinvolto molto attivamente sia sul capitolo 1 delle architetture di elaborazione, sia sul capitolo 3 dell'automazione industriale. Marco, ricordi, e anche e anche Pino Menga, ricordi? Anzi, devo chiedere scusa a questo punto. Gli amici del mio dipartimento si aspettavano una relazione dedicata prevalentemente alla storia, una storia tutto sommato gloriosa, di quello che era l'istituto e che poi è diventato il Dipartimento di Automatica e Informatica. Non abbiamo fatto in tempo per preparare questa storia. Per cui io ho deciso, anche perché non è bello di parlare di se stessi, ho deciso di dedicare prevalentemente la mia relazione alla storia dell'informatica e delle ricerche dell'informatica su scala ampia e su scala nazionale, e non alle nostre ricerche. Ma abbiamo concordato con Serra che nella prossima lectio magistralis, che sarà tenuta proprio da Serra, andrà in pensione, nella prossima lectio magistralis tutti insieme prepareremo uno studio su quello che ha fatto il nostro Dipartimento per lo sviluppo dell'informatica. Comunque quel progetto fu uno dei più importanti progetti nazionali nella storia dell'informatica italiana, perché coinvolse più di 1000 ricercatori ogni anno e 150 unità operative tra accademiche e industriali. L'Olivetti però ritorna grande, proprio in quegli anni l'Olivetti ritorna grande. Non voglio assolutamente affermare che fu merito nostro del nostro progetto finalizzato informatica, anche se lavoravamo e ogni tanto ci veniva a trovare anche il capo De Benedetti, insomma non voglio assolutamente affermare questo, e tuttavia un piccolo aiutino forse lo demmo a questa evoluzione dell'Olivetti, che diventa nel 1984, con l'avvento dell'M24, che diventa il terzo produttore mondiale di personal computer. Scusate se salto un pochino perché il tempo avanza rapidamente. Inoltre l'Olivetti aveva proposto
scusami se porto un po' di acqua al mulino dell'altra parrocchia rispetto alla tua, l'altra parrocchia Olivetti, la mia, quella noi lavoravamo con la parrocchia delle piccole macchine, insomma, con le T351 Gonzano De Monte, che fu la prima macchina da scrivere elettronica nella storia dell'informatica. Negli anni 70 si scatena il dibattito sull'artificial intelligence, sull'intelligenza artificiale, si scatena a livello mondiale. A promuoverlo forse Marvin Minsky, grande, grandissimo economista, che è proprio l'esagerato, insomma, l'estremista estremo di questo amore per l'intelligenza artificiale, che afferma: non c'è alcuna differenza tra intelligenza artificiale e intelligenza naturale. Anche noi siamo macchine. E poi aggiunge: l'uomo è uno scalino intermedio fra la scimmia e il computer. Nel 1957, parallelamente, il grande Herbert Simon, ancora una volta un economista, sono sempre gli economisti che parlano di informatica e non sempre in modo corretto, un grandissimo economista, Herbert Simon, diventerà premio Nobel per l'economia, incidentalmente, formulò le seguenti previsioni. Entro 10 anni il calcolatore, adesso non so se riuscite a leggere, non so cosa è successo, comunque recita a voce, comporrà musica di classe, gestirà imprese, tradurrà da una lingua ad un'altra, batterà il campione mondiale di scacchi e così via, dimostrerà importanti teoremi matematici, eccetera. Bene, mi soffermo sulla traduzione da una lingua ad un'altra perché mi pare particolarmente emblematica delle difficoltà della cosiddetta intelligenza artificiale. La traduzione da una lingua ad un'altra era ritenuta importante. Già nel 1954, congiuntamente, studiosi russi e studiosi americani avevano progettato un traduttore. Il traduttore della Georgetown University è rimasta storica la sua traduzione errata. Lo spirito è forte, la carne è debole, il whisky è forte, la carne è poco forte. In effetti la traduzione automatica, che ora sembra farsi abbastanza bene, insomma, è in realtà un problema difficilissimo. Perché è un problema difficilissimo? È un problema difficilissimo perché c'è una cosa che i calcolatori fanno benissimo, meglio degli uomini, andare a sfogliare un dizionario. Però la traduzione corretta dipende dalla ricostruzione dell'albero sintattico. E già l'identificazione dell'albero sintattico è un problema proibitivamente difficile. Anzi, in alcuni casi, per alcuni esempi più complicati, addirittura non decidibile. Dopodiché la sintassi non basta. Ci vuole anche la semantica, ci vuole la capacità di interpretare cosa dice la frase, perché la corretta traduzione dipende dal significato profondo. Esempio classico, un esempio frivolo, chiedo scusa alle signore presenti. La frase «lei suona il piano e lui la tromba» è una frase che è sottesa, può essere sottesa, da due alberi sintattici diversi. Il primo albero sintattico presuppone che tromba sia un elemento nominale, così li chiama Noam Chomsky, il grande linguista, una parte nominale. Nel secondo albero sintattico, che è completamente diverso dal primo, tromba invece è una parte verbale. Se noi sentiamo una conversazione del cardinale Bertone su Rai 1, non siamo sfiorati dal sospetto, tromba è una parte nominale. Se sentiamo la Luciana Littizzetto a tempo che fa su Rai 3, tromba è una parte verbale. Tutto questo il nostro cervello lo fa in automatico. Come faccio a farlo fare da un calcolatore? E ancora, oltre alla semantica, c'è la difficoltà rappresentata dalla pragmatica, cioè dalla conoscenza del contesto a cui si riferisce quel discorso. Una conoscenza profonda che presuppone tutta l'esperienza di un uomo nell'arco della sua vita e che non posso certo introdurre in un calcolatore. Un altro esempio.
Quella che vedete è la mia nipotina, che adesso ha 7 anni, ma allora aveva 5 anni. L'episodio si riferisce quindi a 2 anni fa. Giocava con quella macchinetta a cui faceva descrivere un percorso tracciato sul tappeto del salone. E allora io, per prenderla in giro, le ho detto: ma perché non entri dentro la macchinetta? Risposta immediata: perché io non so guidare. Come fare ad introdurre dentro un calcolatore il senso dell'ironia contenuta in quella frase? Non riesco neanche a immaginare come si potrebbe pensare. Bene, nel 1986 ricevetti l'onore di essere invitato a pronunciare la relazione introduttiva al meeting di Comunione e Liberazione in quel di Rimini, che aveva in quell'anno un tema scientifico: beat, tamburi e messaggi. Bene, io dovevo parlare proprio delle implicazioni dell'intelligenza artificiale. A un certo punto uscii con questa affermazione roboante: il sapere è una grande montagna di granito, l'intelligenza delle creature viventi è ben nascosta nel cuore profondo di quella montagna. A questo punto ricevetti un applauso a scena aperta, probabilmente per le implicazioni religiose del discorso, e che mi riempì di entusiasmo, per cui in un raptus di follia affermai: mi arruolerò nei Marines quando si avverrà una qualunque delle previsioni di Simon. Ebbene, nelle previsioni di Simon c'era anche: entro 10 anni il computer batterà il campione mondiale di scacchi. 1997, il programma Deep Blue, a bordo di una macchina IBM, batte Gasparov in una partita. Avrei dovuto arruolarmi nei Marines, ovviamente, ma a parte il fatto che ai Marines sarei servito poco, perché ho fatto il militare, ma in tutto ho tirato 2 bombe a mano e ho sparato una volta col fucile mitragliatore e un colpo di cannone, ma a parte questo fatto, avevo delle argomentazioni sulle quali basare il mio rifiuto all'arruolamento tra i Marines. Quali argomentazioni? In primo luogo, Gasparov giocò malissimo. Secondo luogo, l'IBM guadagnò in un solo giorno il 7% in borsa. Terza considerazione: a sconfiggere Gasparov non fu il calculator Sapiens After Artificial Intelligence, da pronunciarsi come un lamento, ma il Pithecanthropus Why Before Artificial Intelligence, cioè non aveva buttato in campo il calcolatore l'intelligenza naturale, aveva semplicemente faceva le prove in tutti i modi possibili, in tutte le mosse possibili, in tutte le combinazioni, su una distanza ovviamente limitata, perché il numero delle mosse possibili cresce, ahimè, drammaticamente, esponenzialmente, però sulla base del numero dei pezzi mangiati, eccetera, procedeva su quella linea, e quindi non era ancora, a mio giudizio, intelligenza artificiale. Nel 1998, dopo un anno di onorato servizio, il sistema esperto, quindi un sistema di intelligenza artificiale progettato da Meo e da Enrico Macì per la designazione degli arbitri delle partite di calcio, viene sostituito da 2 sistemi esperti in carne ed ossa. Che cosa era successo? Durante la partita Inter-Juventus in quel di Milano, Giuliano fermò in malo modo Ronaldo e l'arbitro non concesse il calcio di rigore. La Juventus vinse la partita e Moratti si scatenò con delle proteste. A questo punto l'ineffabile Guariniello ci sottopose ad un controllo, mandò gli uomini della polizia postale qui al Politecnico. Volevano addirittura mettere i sigilli alle macchine del Politecnico, poi si accontentarono invece di studiare i programmi sorgente che erano stati scritti, che fecero dimostrando una bravura eccezionale, cioè che gli uomini della polizia postale erano allora, spero che lo siano ancora, veramente eccezionali dal punto di vista della preparazione tecnico-scientifica, e decisero che non c'era da nessuna parte l'istruzione: if squadra uguale Juventus, then arbitro uguale
Ceccarini, perché era Ceccarini l'arbitro. Ebbene, ancora una volta è una dimostrazione dei limiti dell'intelligenza artificiale, perché tutto sommato gli uomini della polizia postale usavano soluzioni di intelligenza artificiale. Un pizzico di intelligenza naturale nell'arco di pochi secondi sarebbe stato sufficiente a risolvere il problema, perché chi conosce Enrico Macì sa benissimo che quel tremendo fanatico sostenitore del toro, vecchio cuore granata, mai e poi mai avrebbe favorito in qualche modo la Juventus. Bene, la complessità che si rileva nei problemi dell'intelligenza artificiale si rileva anche nei problemi della biologia. Quella che qui vedete rappresentata è la nota molecola di DNA, che comunque è una rappresentazione ignobile, perché i singoli nucleotidi che voi vedete, quegli agglomerati di atomi, in realtà sono lontanissimi l'uno dall'altro, proprio come se fosse una palla distante chilometri da un'altra palla. Ebbene, quanto è grande il numero che sta scritto dentro il DNA? Ciascuno di noi ha, in funzione delle sue dimensioni, un numero variabile tra 80.000 miliardi di cellule e 120.000 miliardi di cellule, mentre dentro ciascuna di queste cellule sta scritto un numero, non negli eritrociti, ma nella stragrande maggioranza di queste cellule sta scritto un numero, che è scritto in codice quaternario, perché sono quattro nucleotidi, eccetera. Questo numero è fatto e realizzato con 3 miliardi e 500 milioni di nucleotidi. Tradotto in numero decimale, quel numero grande come 2 miliardi e 100 mila e 100 milioni di cifre decimali. Un numero spaventoso, replicato 100.000 miliardi di volte dentro ciascuna delle nostre cellule. Dove si colloca quel numero? E per anni i matematici hanno dibattuto su quale fosse il numero più grande, il numero di granelli di sabbia, il numero di Avogadro, il numero eccetera, Gogol 10 alla 100 eccetera. Bene, il numero di Avogadro replicato 100.000 miliardi di volte si colloca su una scala logaritmica, non su una scala lineare, su una scala logaritmica 25.000 chilometri sopra il soffitto di questo palazzo. Questo ci dà l'idea della complessità dei sistemi biologici. Scusate, ho una terribile tendenza a divagare, però proprio l'altro giorno è caduto sul mio terrazzo un nido di uccelli che era residente lì sopra, sul terrazzo del piano di sopra. Un nido di uccelli, l'ho esaminato da vicino, una meraviglia tecnologica, proprio con quelle... E intanto il disegno circolare perfetto, quelle zollette di fango e gli aghini di pino infilati per tenere insieme, una cosa veramente fantastica. E poi mi è venuto da riflettere, quando diventano grandicelli, gli uccellini vengono sbattuti dalla loro mamma fuori dal nido e sanno volare. Come fanno a sapere volare? Non è che il professor Pandolfi, che è qui presente e ringrazio per la presenza, non è che il professor Pandolfi gli ha fatto un corso di fluidodinamica e di dinamica del volo? No, assolutamente no. E non gliel'ha fatto Pandolfi, perché su Nisdo non ci sta, e non gliel'ha fatto neanche la mamma. I sostenitori dell'epigenetica, alla quale ormai credono tutti praticamente i biologi, i sostenitori dell'epigenetica sostengono che il comportamento, l'evoluzione eccetera è indipendente dall'evoluzione del DNA.
e quindi sei indipendente, il DNA è solo una parte del grande sistema di elaborazione delle informazioni. Per cui la biologia non spiega la vita, così come l'algoritmo non spiega l'intelligenza. E un collega di scienza dell'informazione, il professor Francesco Lerda, scomparso anche lui recentemente, che sosteneva questa tesi. In una conversazione privata, un certo giorno, il professor Tullio Regge mi ha fatto questa considerazione. Mi ha detto: io sono convinto che così come una volta pensavamo che le particelle elementari fossero le molecole, e poi Avogadro ci ha spiegato che le molecole sono fatte da atomi, così come pensavamo che gli atomi fossero le particelle elementari, e poi abbiamo scoperto che gli atomi sono fatti di protoni, elettroni, neutroni, eccetera. Ebbene, questo processo è un processo infinito. La particella elementare non esiste. Date una particella elementare, per quanto piccola, se non prima o poi scopriremo che è composta da altre particelle elementari. E questo dimostra non quello che sostenevo io, che il sapere è una grande montagna di granito. Il sapere è una montagna infinita, di dimensioni infinite. E credo che questo valga non soltanto sull'infinitamente piccolo, ma anche sull'infinitamente grande. Noi non siamo sicuri, ma molto probabilmente non c'è un solo universo. Ce ne sono tanti, ma tanti, ma tanti intorno a noi di universi. Non divago. Mi è venuto in mente una cosa da dire, ma ci rinuncio perché vedo che l'orologio avanza rapidamente. Nel 1980 nasce un nuovo dibattito nella comunità scientifica internazionale. Il dibattito è innescato da una commissione di studio che è stata costituita da McNamara, che era in quegli anni il presidente della Banca Mondiale. Il protagonista del Vietnam era diventato il presidente della Banca Mondiale, e crea una commissione di studio la cui presidenza viene affidata a Willy Brandt, col compito di studiare le ragioni della crescente disparità tra la ricchezza dei paesi ricchi e la ricchezza dei paesi poveri. E il punto di partenza è proprio questo: è l'informatica la strada attraverso la quale risolvere questo problema. In effetti il rapporto si chiama Nord-Sud, un programma per la sopravvivenza, un programma basato appunto sulla scienza e sulle nuove tecnologie. Il rapporto viene ripreso dal Club di Parigi. Jean-Jacques Schreiber, che era diventato famoso per un libro sulla sfida americana, scrive un libro dedicato alla sfida mondiale, alla sfida mondiale, che è proprio questa sfida, come usare le nuove tecnologie. Le stesse conclusioni arriva al memoriale Mitsubishi in Giappone, e in parte anche il rapporto al Club di Roma di Peccei. Quindi il sogno, un futuro migliore per tutti, compresi i più poveri, costruiti su una risorsa infinita, la conoscenza. Sono passati 35 anni, il risultato non è stato raggiunto. Non solo, i rapporti dell'OCSE dimostrano con assoluta chiarezza che non soltanto è diminuita la ricchezza dei paesi ricchi rispetto ai paesi poveri, ma anche diminuito il potere d'acquisto, il reddito dei cittadini ricchi rispetto ai cittadini poveri nella comunità dei paesi più ricchi. Quali le ragioni? Bene, le ragioni le ho sintetizzate. Scusate, ancora una digressione, l'ultima. L'anno dopo, due anni dopo, ebbi l'onore di pronunciare la prolusione ai corsi del Politecnico, proprio qui nell'aula magna del Politecnico. Erano presenti le autorità, il ministro, che era una signora, la Falcucci, e due file di studenti compresse nelle ultime file dell'aula magna, perché allora, ahimè, non c'era Skype, non c'era la comunicazione, per cui gli studenti si comprimevano da sopra e così via.
Allora io in quel rapporto feci mie, in quella relazione feci mie le conclusioni del rapporto Brandt e chiusi la mia relazione con un lucido che non era questo, perché era disegnato a mano sulla carta lucida da Aurora Martina, era più bello di questo, però la semantica era esattamente questa. Le frasi erano esattamente queste. Rappresentava il futuro dell'umanità basato sulle tecnologie delle informazioni e costruito soprattutto su una grande collaborazione internazionale. E lì vedete l'esquimese che dice: io lavoro per l'IBM, che è una consociata dell'Olivetti, l'americano controllo la contabilità della DEA, che era un'azienda fantastica che produceva apparati di sensori per rilevare la struttura tridimensionale di una carrozzeria, e la Ciliegina programma il pilota automatico per l'ultimo modello della Fiat. Poiché due di quelle aziende, ahimè, sono morte, e la terza non è più italiana, speriamo bene, facciamo le corna, qualcuno dei presenti sicuramente penserà che io porto sfiga. Non sono io a portare sfiga. La vera sfiga è la classe politico-dirigente del nostro paese e le sue attività in questi anni. Perché quel sogno non si è avverato? Perché, come dicevo prima, la distanza tra i ricchi e i poveri è clamorosamente aumentata? Per colpa del mercato o per colpa del demonio? Cominciamo le colpe del mercato. Io ho presentato qui quattro lucidi con una teoria che, ahimè, si deve a me. Io spiego sempre ai miei studenti di diffidare delle teorie degli economisti, a maggior ragione diffidate delle teorie degli ingegneri che si mettono a fare gli economisti. Allora ho messo per questo una luce rossa e una donnina di cinta per dire: mi rivolgo ad un pubblico maturo. Allora, qual è la ragione? La prima ragione: se io passo da un programma sorgente di 1000 linee sorgente ad un programma di 2000 linee, quindi aumento la dimensione di un fattore 2, devo aumentare l'investimento di un fattore 4. C'è nel settore delle tecnologie soffici una clamorosa diseconomia di scala, vale con legge quadratica. Per contro, dal punto di vista del mercato, c'è una clamorosa economia di scala rispetto alla dimensione del mercato. Se io investo in un programma $1,000,000, se poi ne vendo una copia sola devo venderla almeno $1,000,000, se ne vendo 1000 copie posso venderla a $1,000, a $1,000, eccetera. La legge è K diviso N. Quello che vedete è il mio cane, e adesso è scomparso, Moon, si chiamava così, Moon, era il parallelo del cane di Mezzalama. Insieme usavamo i nostri cani in contrapposizione l'uno con l'altro, perché il suo era più bello, ma il mio è più intelligente. Le usavamo nelle lezioni. Nelle lezioni del progetto Nettuno, io un giorno l'ho anche portato davanti alle telecamere qui nella nostra sala per riprendere una lezione, eccetera. Era una persona fantastica, il fondatore di Italcucce, l'azienda che produce cucce di cane in contrapposizione all'American Dogs Bed Corporation di Bill Beal, il cane di Bill Gates, il fondatore del movimento di liberazione canina, l'inventore della tricromia olfattica, cioè come qualmente con tre odori fondamentali si riesce a produrre qualunque odore, è strumento fondamentale per la pornografia canina, dove serve poter trasmettere l'odore delle cagnette più frivole e così via, insomma. Bene, queste sono fantasie delle malate del suo padrone, queste ovviamente, ma invece la storia che vi voglio raccontare è una storia che stavo per raccontarvi un attimo fa, ma adesso è più forte di me, ve la devo raccontare. L'ho saltata poco fa, ma ora non resisto.
e si riferisce a quello che dicevo prima a proposito del grande mistero dell'intelligenza, al grandissimo mistero della biologia. Bene, questa è una storia vera. Un certo anno andammo al mare e lasciammo il cane ospite dei vicini di casa, che lui conosceva perfettamente. I vicini di casa, tra l'altro, avevano a loro volta un cane, grande amico del nostro cane. Ebbene, lui aveva una cuccia caldissima, tantissimo cibo, un amichetto cane con cui andare in giro alla ricerca di cagnette di facili costumi, aveva veramente tutto. Però dopo 2 giorni dovemmo tornare e riportarcelo con noi, perché lui passava la notte a ululare per la nostalgia. Quindi c'è un terzo mistero, più difficile ancora da comprendere, che è il mistero dell'amore. Lui amava una coppia di individui di una specie animale diversa dalla sua, ma li amava perché erano quelli che gli avevano fatto le coccole quando lui era cucciolo. Quindi questo è il grande mistero dell'amore, l'amor, recita Dante, che muove il sole e l'altra stella. Scusate la digressione, giuro solennemente che non faccio più parentesi, sennò... Allora vi stavo dicendo che c'è una clamorosa economia di scala rispetto alla dimensione del mercato. Bene, l'associazione perversa della diseconomia di scala rispetto alla dimensione del prodotto e l'economia di scala rispetto alla dimensione del mercato, che genera i meccanismi perversi in conseguenza dei quali, ahimè, i ricchi restano sempre ricchi e i poveri diventano più poveri. La prima è la sindrome di Paperone, ovvero la legge degli investimenti crescenti. Se voglio passare da una release di 1000 linee a una 2000, devo investire 4 volte di più. Secondo, la sindrome di Madonna. Madonna guadagna $100,000 a serate. La cantante numero 2 ne guadagna la metà. La cantante numero 100 canta gratis nel teatrino della parrocchia. Bill Gates è diventato l'uomo più ricco della terra e contemporaneamente noi chiudevamo all'Olivetti. Chi vince, ahimè, in questo gioco prende tutto, almeno sinora, almeno di qualcosa di novità che sta per nascere. Ritorniamo sulla storia. 1990 nasce il centro di supercalcolo del Piemonte. Vi confesso che ero contrarissimo a quell'iniziativa, soprattutto ero contrarissimo all'acquisizione del CREI YMP. Avevo scritto addirittura un articolo su Media 2000 perché non avvenisse quell'acquisto. Il titolo era "Un elefante per schiacciare le noci". È noto che gli elefanti hanno delle zampette così sensibili che riescono a schiacciare una noce. Però gli dicevo io, meglio di comprare un elefante è meglio arruolare schiere di scoiattoli che rompono le noci nella stessa misura ma costano enormemente di meno. Quello è il CREI YMP sul quale abbiamo giocato con gli amici e io non volevo accettare la direzione, ma fu il presidente Brizio che mi convinse dicendomi: non mi interessa tanto il CREI, ma mi interessa aprire una finestra sul futuro dell'informatica. E difatti quella della direzione del CSP, durato tra il 90 e il 96, è stato per me un periodo splendido in cui, in virtù soprattutto degli amici che ho trovato là e che erano bravissimi, ho imparato un sacco di cose. Ho imparato moltissimo sull'esistenza del software libero e soprattutto sulle tecnologie per la gestione di internet. E a proposito di roditori, ricordo che una delle mie figlie, Roberta M, usava il Gopher. Bob, te lo ricordi l'episodio, perché eri stato tu che mi avevi spiegato il Gopher e mi avevi montato il Gopher sulla mia macchina. Usava il Gopher in quegli anni in cui non c'era ancora la navigazione, insomma, usava il Gopher per trasmettere la domenica i risultati delle partite di calcio e l'evoluzione delle partite a tutto il mondo. Ricordo che ricevemmo i ringraziamenti anche dalla lontana Australia.
vado avanti, parliamo di software libero, che appunto fu una delle grandi scoperte di quel periodo di attività col centro di supercalcolo del Piemonte. Io vedo che il tempo corre inesorabile, per cui, volendo lasciare un po' di spazio per il dibattito, salterei, se siete d'accordo, la storia del software libero in generale, perché la maggioranza dei presenti credo che la conosca. Siamo d'accordo? Salto la storia. Beh, questo è un flash che non posso saltare, cioè ricordare come qualmente software libero e internet sono la stessa cosa. Se vogliamo possiamo dire che internet è stata la madre e la figlia del software libero. Quando parlo ai miei studenti di internet, ricordo quel brano del Vangelo secondo Giovanni: andò Simon Pietro e tirò a terra la rete piena di 153 grossi pesci, e sebbene erano tanti, la rete non si strappò. Ebbene, qui ci sono tanti miracoli, ma due sono i miracoli più importanti. Il primo è il miracolo tecnologico. Chi, come me, ha lavorato sulle reti della prima generazione ricorderà come fosse difficile far parlare 10 calcolatori. Adesso miliardi di calcolatori si parlano perfettamente, in virtù del dispiegamento di un'intelligenza collettiva che sono sicuro nessuna azienda privata, per quanto grossa, sarebbe mai riuscita a concepire. Secondo, il miracolo di un prodotto così importante, fondamentale. Io sono convinto che se il DNA è stata la più importante delle scoperte della scienza, internet è stata la più importante delle invenzioni, perché mai nella storia dell'uomo l'umanità ha avuto a disposizione uno strumento così potente e così efficace per la crescita del sapere e la diffusione della conoscenza. Ebbene, una roba così importante nasce fuori delle regole standard della competizione e del mercato. Vabbè, continuo. L'internet è diretta dall'Internet Engineering Task Force. I capi si vestono in quel modo. Le regole dell'internet e dell'Engineering Task Force è tutto free, la partecipazione. Partecipo come Meo di Moncalieri e non come il professor Meo del Politecnico. I principi scientifici, le idee, il codice. All we need is rough consensus and running cone. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è un consenso di larga massima sulle idee perseguite, ma codice che funziona. Vola con la fantasia, fly before by, come recitavano gli studenti del 68. I documenti fondamentali, un patrimonio enorme di conoscenze scientifiche, si chiamano RFC. Sono liberi, chiunque li può proporre. Request for comments, raccomanda gli ETF, scriveteli nel cesso, ma scriveteli precisi e chiari. Salto i nuovi modelli di business. È un lucido di sintesi sulla dimensione del software libero, della quale noi stessi non abbiamo piena consapevolezza. Google voleva avviare un progetto chiamato Google di realizzazione di un grande portale che raccogliesse il software libero. Ha fatto una prima valutazione di 100 milioni di pagine, miliardi di istruzioni sorgenti. SourceForge, che è un sito specializzato nella raccolta di software libero, annovera 1.500.000 programmatori che lavorano su 150.000 progetti, cioè la dimensione del software libero è enorme. Chi fosse interessato può venire da me, siccome tengo un corso di software libero e faccio il lavaggio del cervello ai miei studenti, a cui è buono l'esame se fanno una ricerca su un tema specifico. È un patrimonio enorme di software libero che copre tutti gli aspetti della ricerca e della scienza. Quando troverò tempo farò un sito specializzato. Bene, nel 1995 il Centro di Supercalcolo del Piemonte, attraverso me,
offre gratis all'Olivetti la connessione internet per tutte le macchine della linea Ecos soprattutto. Ah, anche il quaderno. Bastava, era basato su del software libero, un po' di software che avevamo fatto noi, ti ricordi Bob? Bastava prendere un filo, attaccarlo al retro del computer e infilarlo nella spina del telefono, fare da tastiera il numero telefonico dell'internet provider, io volevo fare marketing per i CSP, come tu sai, insomma, bastava fare il numero e si aveva la connessione ad internet. Fece una dimostrazione a Palazzo Uffici, mostrai il TOC, un prodotto che esisteva allora, e mi collegai all'altra mia figlia Michela, che allora lavorava e studiava in un'università americana, si scriveva sopra e lei scriveva sotto, insomma, era un antesignano di Skype, però basato soltanto sui caratteri. Riempì di entusiasmo i miei amici tecnologi, erano veramente felici. La questione fu portata all'amministratore delegato, che sentenziò: non c'è futuro per internet. E così il progetto rimase sulla carta e l'anno dopo, ahimè, nel 1996, l'Olivetti chiuse la produzione dei personal computer. Un grande guru, con un grande editoriale sulla stampa, lodò la chiusura di Scarmagno, dicendo: quella è la cenerentola del settore e quindi bisogna uscire dalla cenerentola del settore. Io scrissi un articolo per la stampa per spiegare che la cenerentola del settore era una meraviglia tecnologica e che il futuro l'avrebbe costruito. Scusatemi. L'avrebbe costruito il futuro l'avrebbe costruito proprio la Cenerentola. Oggi, detto incidentalmente, la vecchia matrigna sta morendo, e di Cenerentole è pieno il mondo. E un mio collega che ho visto poco prima, che dovrei vedere ma forse è uscito perché è di altezza fisica enorme, Montrucchio, un giorno si è divertito e ha cercato sulla stampa sia l'editoriale del grande guru, sia il mio articolo, che era stato rifiutato dal giornale, ma era stato accettato come breve lettera al direttore. E per chi fosse interessato, di sua disposizione, per merito del mio amico Montrucchio, ho a disposizione sia l'editoriale, sia la mia opinione. Anno 2002, il ministro del secondo governo Berlusconi, Lucio Stanca, costituisce la prima commissione col compito di indagare sulle opportunità rappresentate dall'avvento del software libero per la pubblica amministrazione centrale o periferica. Affida la presidenza della commissione a me ed è cosa della quale desidero rendergli merito e riconoscenza, intanto per l'interesse con cui seguì il lavoro e gli partecipò, eccetera. E poi anche per il fatto che sapeva benissimo che io non appartenevo alla sua parrocchia politica. Diceva tra l'altro di aver letto il libro che avevo scritto con Mariella Berra e che lui chiamava Il libretto rosso di Meo, un libro dedicato all'avvento dell'informatica. Ebbene, partecipò ai lavori e fu, dal punto di vista scientifico-tecnico, nonostante la presenza di due lobbisti nella commissione, un grande successo. Discutemmo dapprima sul cosiddetto TCO, il Total Cost of Ownership. In effetti, un'indagine dell'IDC, una nota società di consulenza americana, indagine commissionata comunque da Microsoft, secondo quell'indagine il costo dell'esercizio di un prodotto software è molto più alto del costo delle licenze. Due volte su tre i maggiori costi di assistenza
i maggiori costi associati all'assistenza superano il costo delle licenze. Noi smitizzammo attraverso il nostro studio quel mito. Secondo, la sicurezza. Siccome il codice sorgente di un prodotto software libero deve essere disponibile, diceva quella commissione che sarà più facile per hacker e cracker entrare dentro software libero. E invece questo non è assolutamente vero, perché viola un antico principio, che è il principio di Kirchhoff, il grandissimo crittologo militare del 1883. Noi nella comunità dei crittologi oggi affermiamo questo principio: security through obscurity, chiamata sinteticamente STO, cioè la sicurezza ottenuta attraverso la complicazione del codice macchina, che quindi non ti fa capire cosa fa il codice sorgente, is as bad with computer systems, e cosa negativa con i sistemi di calcolo, as it is with women, così come lo è con le donne. Inutile che noi maschietti con le mogli, le fidanzate ci trinceriamo dietro la cortina fumogena dei non so, non ricordo, poi ti dico. Loro sono più intelligenti di noi e ci cuccano sempre. E vedo che l'orologio scorre, allora scusatemi, altre richieste della commissione. Il software custom, cioè il software applicativo sviluppato per una specifica applicazione, appartiene allo Stato e quindi non deve essere pagato tante volte. Non ho tempo e arrivo subito al risultato del nostro lavoro. Una legge scritta da Stanca insieme ad una direttiva ancora più efficace del testo della legge. Una legge, la legge 82/05, noto come codice dell'amministrazione digitale, che all'articolo 68 dice che le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici insieme a una valutazione comparativa che prevede anche l'acquisizione di codice sorgente libero. E poi dice soprattutto: le pubbliche amministrazioni nella predisposizione e nell'acquisizione dei programmi informatici adottano soluzioni informatiche che assicurano l'interoperabilità e la cooperazione applicativa e che consentano la rappresentazione dei dati e dei documenti in più formati, di cui almeno uno aperto. Incidentalmente la commissione aveva detto solo formati aperti. Poi il membro lobbista della commissione aveva detto le cose non sono chiare, si è fatto dare il testo e lo ha modificato dicendo più formati, di cui almeno uno aperto. A questo punto noi ce ne siamo accorti, abbiamo riconvocato d'urgenza la commissione, il lobbista non c'era e abbiamo riscritto solo formati aperti con assoluta chiarezza, ma quando è uscito il testo della legge è uscito bene, quella legge sarebbe importantissima, ma è una delle leggi del nostro paese più ignorate nella storia di questo paese. Questo è un esempio, una gara della quale ci siamo occupati, si è occupato l'avvocato Marco Ciucci, che qui ho visto presente. Questa amministrazione intende acquisire una serie di biciclette della Scrooge Corporation, modello Papalon 3, alle condizioni previste dall'accordo quadro, eccetera. La Scrooge Corporation ha indicato i prezzi unitari di riferimento che portano a complessivi 4,5 milioni di euro, quindi notate la dimensione della gara, 4,5 milioni di euro, soltanto per una revisione del software di Office, detto fra noi, non erano proprio biciclette, ma insomma. Ebbene, essendo 4,5 milioni di euro, la gara doveva essere europea. In una gara europea hanno avuto il coraggio di scrivere: possono partecipare alla gara esclusivamente i rivenditori autorizzati da Scrooge Corporation. Questo dimostra che, ahimè, non c'è difesa. E il risultato netto qual è? Che il nostro paese spende ogni anno almeno 30 miliardi di dollari per licenze
di prodotti software. Per quanto riguarda poi l'interoperabilità, io faccio, ho fatto per molti anni di mestiere la valutazione dei progetti di ricerca per conto del Ministero dell'Industria e del Ministero della Ricerca. Ebbene, da un po' di tempo in qua il risultato della nostra attività deve andare su un sito del Ministero. Allora io vado nella stanza del vicino, perché se non hai Internet Explorer non ti accetta, non ti accetta le informazioni. Va bene. Siccome il tutto è stato completamente ignorato, come vi dicevo, il ministro Nicolais costituisce una nuova commissione, ancora una volta ne sono il presidente. La commissione lavora per 2 anni, produce una roba alta così, 400 pagine, si tratta di norme specifiche per superare i vincoli, i limiti rappresentati e le difficoltà rappresentate dall'adozione della legge 802/05. Ebbene, ma noi, sfigati come al solito, ahimè, a un certo punto scopriamo che il governo Prodi è morto. E a questo punto è scattata quella che mi piace chiamare la maledizione di Bill Tutankhamon. La maledizione di Bill Tutankhamon si manifesta così: Bassanini, Folena, Cortiani, Magnolfi, Stanca, tutti gli uomini politici che a qualunque titolo, in un qualunque momento, si sono occupati favorevolmente di software libero, quelli politicamente scompaiono. E dalle ceneri di Bassanini, Folena, eccetera, emerge che diventa il ministro della tecnologia, successore del ministro precedente. A questo punto Renato Brunetta afferma che la questione non è per lui di nessun interesse e si rifiuta di riceverci. La storia può andare avanti ancora, ha una coda. Nell'estate del 2012 un paio di deputati peones della nostra parrocchia riesce a far passare una legge al Parlamento che suona così: l'acquisto in licenza proprietario sarà possibile solo quando la valutazione comparativa abbia dimostrato l'impossibilità di accedere a soluzioni in software libero o già sviluppate dalla pubblica amministrazione ad un prezzo inferiore. Morale, quella leggina diceva: adotti sempre il software libero per default, a meno che proprio quel prodotto non ci sia. Ebbene, a questo punto l'ultimo atto del governo Monti, 2 giorni prima di dimettersi, serve a porre rimedio a quella leggina, rapidissimo, si è precipitato, non per colpa di Monti ma per colpa di un altro signore, secondo me, che ho già citato prima. E a questo punto il nuovo decreto legge recita: ancora una volta tenete conto del TCO, costo complessivo del programma, eccetera. Quindi mi raccomando, tenere conto del costo dell'assistenza e della manutenzione. Incidentalmente, non è la stessa cosa per il sistema paese spendere i soldi per una licenza che varca l'oceano e va a finire negli Stati Uniti o spenderli per l'assistenza e manutenzione fornita da giovani appena laureati dal Politecnico o dall'Università, che quindi acquisiscono conoscenza e oltretutto spendono i soldi all'interno del paese. Notate come risolve il problema dell'interoperabilità. L'interoperabilità che noi avevamo ottenuto, chiesto nella legge Stanca, l'interoperabilità è diventata una norma europea, quindi una legge europea. Ma il punto B di quel decreto legge suona così: livello di utilizzo di formati di interfacce di tipo aperto, andiamo bene, nonché di standard in grado di assicurare l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della pubblica amministrazione. Con quel nonché, cioè interoperabilità aperta, però fai quel che vuoi se vuoi, insomma,
la semantica della parola, nonché ti consente di fare quello che vuoi. Terzo, garanzia del fornitore in materia di livelli di sicurezza, ancora una volta la storia della security through obscurity. Bene, ho già tagliato a casa, proprio perché temevo che il tempo sarebbe stato poco, una serie di considerazioni su una questione che è strettamente connessa a quella del software libero e di internet, che è la storia del brevetto. Cioè, io affermo che l'istituto del brevetto non ha più nessun significato e deve essere abolito completamente. Perché l'istituto del brevetto aveva un senso una volta, quando le conoscenze erano poche, non ha più senso con l'esplosione delle conoscenze alle quali stiamo assistendo in questi anni, un'esplosione clamorosa e esponenziale, per cui ogni nuova conoscenza, in realtà, anziché essere nuova, è il frutto di fantastigliardi di conoscenze precedenti. Quindi per ragioni tecniche il brevetto non ha più significato, non solo per ragioni politiche. Bene, il punto 6 è un decalogo, chi fosse interessato gli do il decalogo delle ragioni per l'abolizione del brevetto. Il punto 6 dice che i funzionari degli uffici brevetto degli Stati Uniti o della comunità europea dovrebbero essere milioni, perché i brevetti ormai sono milioni e dovrebbero essere animati dallo Spirito Santo, che qui è la fiammella che non si vede bene, che è lì sopra. Siccome non sono milioni, gli uffici brevetti accettano qualunque cosa. Se volete convincervi di questa mia affermazione, andate a casa, collegatevi a Google e scrivete patent e una parola qualunque del dizionario. Un oggetto qualunque. Vi rendete conto di quanti brevetti sono stati proposti su quel tema? Qui per esempio ci sono i brevetti sui cani, il frutto di patent dogs. L'ombrello per cani, figurati se un cane vado in giro con un ombrello. L'orologio per cani che va 7 volte più forte dell'orologio degli umani, perché vivono 7 volte di... il portacani e così via. È ancora più divertente i brevetti sui gabinetti, no? Qui c'è di tutto proprio, i brevetti sui gabinetti sono fantastigliati. Per ragioni di tempo mi soffermo solo su quello in alto a sinistra. È una meraviglia tecnologica ideata per evitare che i maschietti facciano la pipì fuori del perimetro del vaso. È basato su un array bidimensionale di sensori, quello che lì vedete, che fanno capo ad una CPU che valuta il baricentro del getto. Se il baricentro del getto si avvicina alla periferia, a questo punto un'immagine sul display induce ad una correzione del tiro. Non so su che principio sia basato, non sta scritto, eccetera. Bene, ho scelto casi di limite, no? Però i brevetti per i quali le corti americane condannano la Samsung e le corti orientali condannano l'Apple sono esattamente a questo livello. Cioè, se fai così verso destra cambi pagina, è diverso che se fai così verso sinistra. Se fai così per allargare l'immagine è brevettato. La forma del telefonino è brevettata. Siamo veramente al ridicolo. E poi i giudici, anche i giudici dovrebbero essere centinaia di migliaia, e anche i giudici dovrebbero essere e dovrebbero essere ispirati dallo Spirito Santo. E poi i brevetti uccidono più della guerra. Secondo Medici Senza Frontiere, i soli brevetti sui farmaci causano ogni anno l'equivalente di 2,5 olocausti. I soli brevetti dei soli antibiotici nei paesi poveri. Allora, a questo punto i difensori dei brevetti mi ricordano sempre che il brevetto è utile alle aziende farmaceutiche per ottenere risorse economiche per incrementare gli investimenti in ricerca. Bene, io sono profondamente convinto, sulla base di quel poco che ho studiato,
che la grande maggioranza delle innovazioni nascono non nei laboratori delle aziende farmaceutiche, ma nascono negli istituti di ricerca pubblici. Ci sono degli studi autorevoli qui citati che dimostrano che la maggior parte delle risorse delle aziende farmaceutiche mondiali vanno ai problemi che angustiano i cittadini ricchi, ossia l'obesità e l'impotenza. C'è quello slogan GATT 10/90. Morale recita: io sono un miscredente, mia moglie invece è molto molto religiosa. Oggi vi ho portato un po' di argomentazione sul quale litigheremo a lungo. Proprio, ebbene, allora, in suo omaggio ricordo il Vangelo, che l'Antico Testamento, che recita all'inizio: in principio era il Verbo era presso Dio, il Verbo era Dio. Nota bene, il Verbo è la traduzione italiana della parola greca logos. Il Verbo è la conoscenza, come dire, quel che sostengo io, la conoscenza è Dio. Adamo ed Eva furono cacciati dal paradiso terrestre per aver sottratto una mela dall'albero della conoscenza. I 10 milioni di brevetti che il solo ufficio brevetti degli Stati Uniti deposita ogni anno sono 10 milioni di mele sottratte all'albero della conoscenza. E qui vorrei parlare un pochino di rivoluzione informatica. Parliamo delle dimensioni della rivoluzione informatica, perché noi stessi non ci rendiamo conto che negli ultimi 20 anni le dimensioni della rivoluzione informatica sono diventate veramente enormi. Devo saltare qualche lucido. L'esplosione della conoscenza, qui volevo far vedere che Homo sapiens ha impiegato 140 milioni di anni, 140.000 anni per inventare la ruota, e poi soltanto in 4.000 anni per imparare a volare, e poi soltanto in 50-60 anni per raggiungere la Luna. Se proiettiamo i dati su di un calendario annuale, la ruota è stata inventata il 18 novembre, l'aeroplano è stato inventato il 31 dicembre alle ore 14, la Luna è stata raggiunta il 31 dicembre alle ore 23. Il mondo che ci circonda è fatto di corpi e anime, corpi, l'albero, la bistecca, la montagna, tutto ciò che possiamo toccare con mano. Le anime sono i sentimenti, i principi, le idee, l'idea stessa di ciò che possiamo toccare con mano. In termini più scientifici, il mondo è fatto di atomi e di bit, e ahimè anche di soldi, che sono l'estrema virtualizzazione dei bit. Questo lucido riassume la tecnologia dura quanto è migliorata nell'arco della storia di Homo sapiens. È migliorata dai 15 km all'ora che fece Filippide il giorno della vittoria di Maratona per andare da Maratona ad Atene, ai 30.000 km all'ora che è la velocità dello shuttle. Un progresso dell'ordine di un fattore 2000. Mentre invece il progresso registrato dalle tecnologie dell'informazione soltanto negli ultimi 10 anni ha ordini di grandezza enormemente, clamorosamente più forti. Questo è un chip, che tra l'altro è un chip di 2 anni fa, è un multi-chip che serve per l'unità aritmetica, fa un teraflop, 1.000 miliardi di istruzioni aritmetiche al secondo, che è qualcosa come 10.000 miliardi più di quanto faceva Gauss, che per essere rapido nel calcolo delle moltiplicazioni si era studiato a memoria le tavole degli algoritmi. Io sono arrivato qua con una chiavetta da 8 gigabyte, 8 miliardi, però ci sono già le chiavette da 256 gigabyte vuol dire una biblioteca di 150.000 volumi. E questo è il brillante della trasmissione, un sottilissimo filo di vetro dello spessore di 10 millesimi di millimetro, 10 micro, del costo di 2 centesimi di dollaro al metro, può trasmettere a 1.000 chilometri di distanza
10 terabit al secondo, 10 milioni di milioni di bit al secondo, molto di più dell'intero traffico telefonico mondiale. Questo ha determinato una clamorosa innovazione di prodotto e questo ha determinato un'innovazione clamorosa di processo, che io sintetizzo con una protagonista della striscia del Corriere dei Piccoli che mi appassionava quando ero bambino, l'arcivernice del professor Lambicchi, che vedete l'ha disegnato il professor Lambicchi in alto a sinistra. Una meravigliosa invenzione, era una vernice che spalmata sulle immagini, sui disegni, sulle fotografie, ne produceva l'immediata materializzazione. Io sognavo una bicicletta che era su un tabellone pubblicitario vicino a casa mia e dicevo, se avessi l'arcivernice, uno spalmatino e zac, la bicicletta verrebbe fuori. Diventato più grandicello, ho pensato ad un'area applicativa diversa dalla produzione delle biciclette. Ma questa qui assolutamente non si realizzerà mai, 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 per le considerazioni di cui sopra. Anche se in biologia l'arcivernice è una realtà, perché questo è quanto avviene proprio in ciascuna delle nostre cellule, che il ribosoma converte i bit dell'RNA messaggero nelle proteine, quindi fisiche, corrispondenti. Però noi siamo fuori. E qui c'è l'arcivernice dell'automobile, produzione dei pezzi e l'assemblaggio, e così via. E qui ancora un esempio clamoroso. La stampante tridimensionale è quella che vedete disegnata lei, comincia a essere diffusa oggi nei Fab Lab. È una roba nel quale si entra col disegno e si esce col pezzo già realizzato. Incidentalmente quella stampante lì che vedete è costruita su Arduino con la tecnologia di basso costo nata anche lei ad Ivrea. Credo davvero che sul nostro territorio ci sia un genius loci che aleggia, che fa del nostro territorio qualcosa di eccezionale, come dimostrato dal fatto che la chimica è nata qui con Avogadro e così via, l'elettrotecnica è nata qui con Galileo Ferraris, eccetera, e il nostro piccolo ha anche il piccolo hardware nato di Ivrea sta diffondendosi in tutto il mondo perché è hardware libero. Ebbene, un esempio significativo. Qui, scusate, mi voglio fare marketing all'intelligenza dei giovani del Politecnico. Scusate l'operazione di marketing, forse solo il rettore mi apprezzerà. Il presidente dell'Associazione Nazionale Ciechi un certo giorno mi chiese di affrontare il problema dei campioni mondiali della sfiga, i sordo ciechi, quelli che non sentono e non vedono. Allora io proposi agli studenti di usare un codice internazionale basato sull'attribuzione ai pappastrelli delle lettere dell'alfabeto. Gli studenti scomparvero e ricomparvero qualche mese dopo. Avevano proposto invece una variante del linguaggio dei segni, quello che adottano quelle signore intelligentissime che traducono in tempo reale la lettura del telemessaggio. Mi è rimasto impresso lo sciopero dei controllori di voi. Li guardo, sono affascinato da quelle signore. Bene, loro hanno studiato una variante basata sulla manipolazione delle mani del paziente. Però, ahimè, a questo punto, per automatizzare il tutto, aveva bisogno di un braccio robotico. Il braccio robotico costava 300.000 euro. E cosa hanno fatto? Sono andati al Fab Lab, si sono progettati il braccio robotico e sono arrivati da me col braccio robotico in braccio. E questi esempi li potrei moltiplicare. Abbiamo veramente ragazzi eccezionali dalle nostre parti. E questa è la prima pagina, la copertina della rivista economica The Economist, dove si parla espressamente di terza rivoluzione industriale, che è la rivoluzione rappresentata appunto
dalle stampanti tridimensionali che abbiamo visto. Bene, ritornando al vecchio sogno di Brandt, affermo che le tecnologie dell'informazione, internet, software e hardware libero, l'abolizione del brevetto rendono ora possibile il sogno di Brandt su un futuro migliore basato sulla collaborazione. Incidentalmente, qui sono interessi privati nati d'ufficio, nel senso che siccome io sono padre di tre figlie, potrei essere appunto accusato di... Voglio affermare che nella società nuova basata sulla collaborazione il ruolo delle donne dovrà necessariamente crescere, perché se la gaussiana delle forze fisiche ci favorisce, la gaussiana delle intelligenze ci danneggia. Le donne sono un pochino più intelligenti di noi e soprattutto sono più buone e quindi più portate allo spirito di collaborazione che caratterizza il mondo di domani. Quindi ci sono il sogno di Brandt può essere attuato, però per attuare il sogno di Brandt occorre innanzitutto mandare al macero il catechismo del demonio a partire dal mito numero uno, cioè il progresso è costruito sulla competizione. Qui alcuni esempi drammatici che dimostrano che invece i grandi non ci credono. Un certo giorno il presidente Clinton affermò, uno slogan antico, a un povero non donare un pesce ma una canna da pesca, era ispirato dal suo angelo custode. Ma il giorno dopo, su pressione di qualcuno, però sottolineò, ma le bellezze devono essere pagate così come le medicine. E qui era attivo il suo demone custode, che come dimostra la questione di Monica Lewinsky è sempre stato molto molto attivo. E un altro episodio, un certo giorno Brandt e Clinton si è trovato con l'omologo inglese, come che si chiamava? Tony Blair, bravissimo. E decisero solennemente, ufficialmente, non si possono depositare brevetti sui geni, in quanto i geni sono un prodotto naturale, quindi non si possono brevettare i geni. Perché già allora, adesso sono centinaia di geni brevettati, insomma. Ebbene, il giorno dopo i titoli delle società biotecnologiche crollarono in borsa, per cui lui rapidamente affermò il giorno dopo: comunque siamo favorevoli ai brevetti utili per la salute. E così si è messo a posto. Altro esempio, qui vedete Okinawa, la famosa dichiarazione di Okinawa, gli angeli custodi. Quello più piccolo è quello di Giuliano Amato, affermarono il principio di inclusione: nessun paese deve restare senza internet. Ma poco dopo i loro demonici custodi li indussero ad affermare, però sia chiaro, la protezione della proprietà intellettuale è fondamentale. Il demone custode di Amato, vedete, è molto piccolo. E allora noi, poveri peones dell'informatica, cosa possiamo fare per il nostro paese? Il nostro paese ha due problemi drammatici: la voragine del debito pubblico e i dati, di cui una sintesi ci ha riportato poco fa il magnifico rettore. Nel campionato mondiale del PIL pro capite, la nostra nazionale nel 98 occupava la 17ª posizione. Oggi, come nel 75, occupa la 37ª posizione. Ancora sulla perdita di competitività, facendo l'economista, diffidate quindi di me, ho definito un indice dei bitatomi, un indice significativo dell'attitudine di un sistema paese a sviluppare bit al posto degli atomi. Ebbene, l'ho definito come rapporto dal contributo percentuale alle esportazioni dei prodotti più avanzati diviso contributo percentuale delle esportazioni dei prodotti maturi. Bene, l'Italia in questo indice dei bitatomi vale la metà della Spagna, un quarto di Germania e Francia, un quinto del Regno Unito. I ricercatori ogni 1000 lavoratori sono 2,82, mentre guardate gli altri paesi quanti sono.
L'investimento in ricerca e sviluppo del nostro paese è lo 0,9% rapporto al PIL, mentre gli altri paesi hanno tutti di più. Secondo i rapporti OCSE, ho fatto questo conticino qua, nel primo decennio di questo millennio l'investimento in ricerca e sviluppo del nostro paese è stato poco più di un terzo della media europea nei primi 10 anni. Contemporaneamente il PIL del nostro paese è cresciuto poco più di un terzo della media europea. Quindi c'è una strettissima correlazione tra PIL e investimenti in ricerca e sviluppo. Secondo i grandi guru occorrono riforme strutturali, ma secondo me occorre far capire ai grandi guru che le loro idee sono miti. Qui ho delle opinioni riportate di uomini di stelle di primissima grandezza nello scenario scientifico, tecnologico, industriale, economico e soprattutto politico del nostro paese. Il treno delle tecnologie avanzate è irrimediabilmente perduto. Non dobbiamo spenderci nemmeno una lira. Era un ministro della ricerca. La tecnologia è una commodity, non è necessario investire in ricerca, basta andare al supermercato a comprare computer, brevetti, robot. La scienza dei servizi va elevata a dignità di scienza come la matematica e la fisica. Il mercato deve essere liberalizzato in modo assoluto. Io difatti sono favorevole alla liberalizzazione del mercato dei rickshaw nel nostro paese. E qui questo che arriva dal Partito Comunista va orgoglioso di lenzuolate di liberalizzazioni proposte. Le tasse deprimono lo sviluppo, un altro dei grandi miti perniciosi. A questo lucido è un omaggio agli individui di sesso maschile, della specie animale dei tassi, che sono gli unici che hanno compreso l'importanza delle tasse. Privato è sempre bello. La parabola del fumatore di pipa in un club privé non la posso raccontare perché ci sono il signore. La racconto ai maschietti dopo. Il mito della larga banda. Adesso la comunità europea si è inventato che entro il decennio il 50% della popolazione dovrà avere 100 megabit al secondo. Cosa ti servono 100 megabit al secondo? Non servono neanche per la sfilata della Minetti. Per la sfilata della Minetti 20 megabit al secondo bastano. Invece 100 megabit al secondo. C'è da far fare business a qualcuno. Invece noi affermiamo priorità massima alle scuole, agli ospedali, alle pubbliche amministrazioni. Meglio poca banda per tutti che tanta banda per i pochi cittadini ricchi. Gravi anche i limiti sull'insegnamento della scienza dell'informatica. Ricordate che il governo Berlusconi aveva affermato 3 I al centro del suo programma: industria, inglese, informatica. La sua ministra ha detto la terza I per il momento cancellata. Questo era il preside di una facoltà di economia, ovviamente. Nella nostra facoltà i corsi di informatica sono soppressi e sostituiti dalla patente CDL eventualmente appresa all'esterno. I finanziamenti alla ricerca delle imprese sono aiuti di Stato e non devono essere concessi, ancora una volta un ministro. A proposito dell'insegnamento dell'informatica, appare bizzarra l'inclusione dell'informatica come materia a sé. È difficile pensare che i ragazzi di oggi abbiano bisogno di una specifica alfabetizzazione. I ragazzi non devono sapere come sono fatti i computer, devono usarli. Altro pezzo grosso, tanti nuovi laboratori devono essere creati nelle scuole italiane, ma uno deve essere chiuso, il laboratorio di informatica nella scuola primaria. E ancora, a proposito di quella che io ho sempre definito una bufala, che è la LIM, bufala perché è spaventosamente costosa in rapporto a quello che dà, e qui vedete due ministri, il ministro in carica e il ministro del governo ombra, tutti e due d'accordo. Il ministro del governo ombra solennemente afferma: non posso che esprimere la mia soddisfazione per l'acquisizione delle LIM.
È importante cambiare il paradigma dell'innovazione tecnologica per la scuola. Non più insegnamento delle tecnologie, ma uso delle tecnologie per l'insegnamento. Non state lì a insegnare l'informatica. E ancora un grandissimo protagonista della cultura del nostro paese. La scienza non divora, sbrana. L'informatica puzza di cadavere. Dal Corriere della Sera, sono preso queste citazioni. E un altro pezzo grosso della politica, la fuga dei nostri giovani verso l'estero dimostra che l'università ha fallito. Continuare a finanziare un fallimento è una follia. A questo punto si sono fatte le ore 13 e quindi mi interrompo con una raccomandazione, ragazzi. Summa mal butà, come diceva mia mamma mutuando quello che diceva mia nonna anni prima. Siamo malmessi, però proviamoci ancora. Grazie. Il mio ruolo è semplicemente di far osservare i tempi, ma in questo caso registro, abbiamo cominciato 15 minuti in ritardo, quindi abbiamo almeno 15 minuti per permettere a qualcuno di voi di intervenire dalla platea e complementare, aggiungere informazioni a quanto abbiamo sentito dal professor Meo con la sua lezione magistrale. So che molti in platea hanno condiviso con lui esperienze anche importanti, non solo a Torino, quindi se qualcuno vuole parlare prego alzi la mano e venga pure qua al microfono perché siamo in diretta sul web, quindi è importante parlare nel microfono. E non siate timidi. Beh, allora lo faccio io. Vuole venire per favore a dire qualcosa? Visto che abbiamo parlato del progetto 101 della Perottina, su, è venuto fino da Ivrea, grazie. Beh, io non sono piemontese, sono veneto, però sono venuto in Olivetti e ho vissuto quello che è stata ed è considerata oggi la nascita del primo personal computer. Io a suo tempo l'avevo definito, allora mi ero iscritto a fisica perché volevo laurearmi, poi ho mantenuto, ho dato un esame ogni anno per rimandare il militare e poter andare avanti con quella studio meraviglioso che mi aveva coinvolto e che poi è diventata la programma 101. Per me la programma 101 è stato un punto di condensazione. Cioè, a un certo punto c'erano tutta una serie di forze le più disparate che hanno consentito molto prima del tempo che doveva essere di realizzare un oggetto di questo genere, punto di condensazione che ha come uno dei punti migliori di partenza il fatto che ci fosse un gruppo di ricercatori che avevano portato in produzione l'ELEA 9003 e che mettevano a disposizione di chiunque in quel tempo nel nostro ambiente il loro sapere. Loro sapere e loro materiale. Noi abbiamo cominciato i primi studi andando in produzione e prendendo delle piastrine che erano i gate di allora. Erano le piastrine dell'ELEA 9003, end, or, inverter, flip-flop, roba di quel genere, e le abbiamo messe insieme. Poi qualche idea meravigliosa dell'ingegner Perotto e dei suoi collaboratori, come ad esempio la linea magneto-strittivo, è una cosa estremamente semplice proprio per evitare i costi di cui Angelo parlava. E poi anche qualche colpo di fortuna. Colpo di fortuna è quello di aver trovato un gruppettino di poveri emarginati progettisti meccanici che, non sapendo cosa fare, avevano sviluppato una strana stampantina che era fondamentale per il nostro progetto e abbiamo capito perché erano stati emarginati dal fatto che questi qui avevano tirato fuori delle idee tutte strampalate. Cioè, una macchina da scrivere si sa che ha il bastoncino che porta il carattere, che batte sul nastro, il nastro
batte sulla carta e quindi imprime un carattere. Questi qui avevano preso un rullo e gli avevano messo i caratteri sotto la carta, sopra la carta aveva messo il nastro e con un bastoncino piatto picchia, figurati te se era una cosa ragionevole. Comunque tutto questo ha portato nel 65 a lanciare la programma 101, primo persona, e beh, direi che se è un punto di condensazione sta ancora piovendo. Ha alzato una mano, ho un'altra prenotazione prima, ma si tenga pronto, il professor Carlo Olmo, abbiamo parlato di dialogo tra discipline, uno storico dell'architettura, un collega, prego. Anche un amico di Angelo soprattutto. Io volevo ringraziarlo della lezione che ha fatto oggi per tre ordini di motivi. Il primo ordine di motivi è che ha spiegato in maniera ironica, straordinaria di carattere suo, che la tecnologia non è applicazione di una conoscenza a un cambiamento sociale, è qualcosa di molto più complesso, un insieme di sistemi logici, i quali si intrecciano tra di loro, che hanno sempre e continuamente basi teoriche da rinnovare. Questo non è così scontato dentro una scuola politecnica, credo che questo sia da sottolineare. Io poi sono un estraneo doppio, sono veramente un eretico nel paese dei catari, sono laureato in storia e filosofia, un infiltrato, e insegno architettura, neanche ingegneria, più di così non potrei essere. Però di questo volevo ringraziare, questa idea della tecnologia come sistema logico. La seconda cosa di cui volevo ringraziarlo è questa capacità continua di rimettere in discussione le cose che ha fatto. Questa è una delle caratteristiche più straordinarie di qualsiasi filosofo. Uno che ha studiato la storia della filosofia sa che la storia della filosofia ha i grandi filosofi che sono tutti dubbiosi delle stesse cose che dicono. E Angelo in questo ha dato una lezione di metodo a tutti noi, a tutti quanti, a me per primo naturalmente, che è impagabile, perché tante volte noi arriviamo qua e siamo convinti di dire delle verità, o ci insegnano a dire delle verità. E i nostri studenti hanno bisogno di tutto, hanno bisogno di pensiero critico, proprio come prima cosa, è stato straordinario questo. E poi scusate una cosa molto che riguarda il sottoscritto. Nella generazione a cui lui appartiene, di cui io sono la coda, questo atteggiamento di avere di una comunità aperta era straordinariamente ricco. E ci sono state persone in questa generazione che io voglio ringraziare, visto che sono andato in pensione giusto 2 mesi fa, perché io ho partecipato, arrivando da fuori, a un mondo che non avrei mai immaginato ci fosse. Dentro questo mondo Angelo ha avuto un ruolo primario, ma ci sono stati personaggi come Mario Penta, come Sergio Benedetto, come tanti altri che non sto a ricordare, che io vorrei ringraziare. Grazie Angelo. Grazie a te. Prego, se vuole dire 2 parole. Vuole presentarsi lei, per favore. Sì. Sì, mi chiamo Rasso, sono laureato al Politecnico di Torino, automatica e informatica, ingegneria elettronica, allora c'era automatica e informatica, ringrazio innanzitutto Angelo per la preziosa illustrazione che ci ha fatto, dico un paio di cose. Io coordino l'onore di coordinare per il premio per Otto Zucca, che è del Club Dirigenti di Informatica di Torino e del Club Dirigenti di Genova, perché siccome poi per Otto era andato a Genova ed è mancato a Genova, è stato presidente di quel club, eccetera. Quest'anno ci sarà la 9ª edizione, la prima edizione. Perché si chiama per Otto Zucca? Perché unisce l'importanza della tecnologia sul territorio, non devo commentare niente perché mi pare sia chiarissimo, con quanto fece l'ingegner Zucca sul territorio, che promosse l'innovazione informatica, essendo stato per oltre 30 anni team manager di Fiat Auto, parlava direttamente con Giovanni Agnelli, quindi riuscì a creare molte software house. Ecco, questo è il senso, la tecnologia è importante, ma è importante capirne contestualmente
contestualizzarla, eccetera. Vi dico anche un'altra cosa, la GID, l'Agenzia per l'Italia Digitale, ha proposto recentemente un piano strategico. Vi faccio notare che la GID sta cambiando un attimino anche connotazione. L'ho anche segnalato qualche giorno fa alla dottoressa Alessandra Poggiani, che era a Torino, per fare un accordo come unità operativa col CSI, e già questo è indicativo. Cioè, diciamo, la GID, che non fa solo grandi relazioni, che poi servono e non servono, ma cerca di capire come muoversi con le imprese, con i territori, eccetera, eccetera. Bene, in quel contesto mi sono permesso di fare una proposta sull'open source, e cioè, diciamo che se qualcuno vuole andare a vedersela, una proposta sull'open source e anche sulla sicurezza dei dati e così via, che sto ancora discutendo e integrando con loro. E quindi ci sono, diciamo che io sull'open source credo moltissimo che possa avere un grande successo. Credo che bisogna incentivare le regole di mercato perché questo si affermi. Grazie. Nel tempo volevo parlare dell'azienda digitale italiana e della GID in particolare, ma il tempo non me l'ha consentito. Ti chiedo scusa, quindi. E do la parola al professor Marco Mezzalana, una visione di presentazione. Ma volevo, non volevo parlare perché sono molto emozionato, quindi vi chiedo anche scusa, un po' la voce rotta. E anche noi technology, pure e duri, a volte ci emozioniamo. E devo dire che in tutta quella storia che abbiamo vissuto molto insieme, ho visto la sua storia, ma molta della mia vita. A partire da quando si andava all'Olivetti e quando lui mi lasciava e io dovevo telefonare a Silvia, perché diceva andiamo insieme, ci troviamo al Pino, poi lui tornava a Torino e io stavo al Pino. Io dovevo telefonare a sua moglie per sapere se lui era arrivato. Lei mi diceva ma è già qui. E io ero là nel freddo. Però io con lui ho imparato, lo considero il mio maestro, due cose fondamentali. La prima è l'onestà intellettuale nella tecnologia. Nel senso che capire, approfondire, mettersi in dubbio, criticare se stessi, secondo me è l'elemento fondamentale per un bravo ricercatore. Perché l'assolutismo, l'autoreferenzialità sono gli elementi peggiori per fare la ricerca. Ma poi ho imparato un'altra cosa, che al di là delle tecnologie c'è tutto un mondo, c'è una dimensione etica, c'è una dimensione culturale, c'è una dimensione sociale che deve essere considerata e senza la quale noi scienziati siamo povere cose, perché io ritengo che noi scienziati dobbiamo guardare alle nostre cose, ma guardare all'impatto delle nostre cose sul mondo. E forse questo è l'elemento fondamentale. E io ritengo che questo, e guardo Marco, sia un elemento che sta peggiorando nel nostro ateneo. Bisogna che i giovani non solo guardino al bit, ma guardino a una dimensione complessiva, a una valutazione collegiale all'impatto delle tecnologie e a come noi, che come ha spiegato lui, siamo in questo momento il fulcro di una rivoluzione tecnologica, questa rivoluzione sia anche una rivoluzione etica e una rivoluzione sociale. Grazie. Ancora tempo per un intervento, se c'è.
Allora, adesso anch'io devo controllare l'emozione di questo momento. Dovete sapere che Meo mi ha dato molti vincoli per organizzare questo incontro. Mi ha detto non deve essere così, non deve essere cos'ha, eccetera. Lui lo sa, a un certo punto dopo la quinta volta gli ho detto che avevo capito, che avevo preso nota. Uno dei vincoli più importanti era non voglio assolutamente regali. Allora non ci sarà un regalo, perché violerei il fatto che avevo promesso. Però, ciononostante, abbiamo pensato di fare una cosa particolare che chi conosce Meo capirà subito perché l'abbiamo fatto, e pregherei le nostre carissime Rita e Serena di venire. Perché, e vedrai che non ho violato, è il tuo vincolo, perché non è proprio un regalo, però è un pensiero che mi è sembrato potesse, ci è sembrato con tutti quelli, con i molti che hanno collaborato, ci è sembrato potesse essere un modo per festeggiare. Su questo tavolo quello che vedete è della cioccolata, e chi conosce Meo sa che la cioccolata ha un ruolo importante nella sua vita, e su questa cioccolata semplicemente, che Rita in questo momento sta consegnandogli, c'è semplicemente il titolo della lezione di oggi e la data di oggi. Quindi Meo, spero che me lo perdonerai, pensavo che la cioccolata l'avessi accettata. Non è tutta per te, non è tutta per me, lo sto dicendo giustamente, dire, Rita. Non è tutta per te, non è vero. Solo questa. Solo questa. No, l'ultima. Mi si era già messo in testa che era per tutta per lui, Carmen. No, siete, in realtà, se il professor Romeo me lo concede, siete tutti invitati ovviamente a servirvi anche per avere un piccolo ricordo. Lasciatemi però concludere con soltanto una cosa, cioè questo incontro non sarebbe stato assolutamente organizzato senza l'aiuto di Rita, di Selina, di tutto lo staff del dipartimento, del direttore che ha parlato all'inizio, di tutto l'Ateneo, perché questo veramente vuole essere un incontro dell'Ateneo in onore del professor Meo. Grazie ancora. Grazie.